Il derby Pineto-Avezzano regala tante emozioni sotto l'albero al Mariani Pavone. Finisce 3-3, un match ricco di colpi di scena. Dopo un primo tempo incandescente nella ripresa, i teramani colgono il pareggio, sfiorando più volte la vittoria. Pronti via e i padroni di casa potrebbero passare in vantaggio col colpo di testa di Tomassini, debole. Un giro di lancette dopo, Besana si incune in area e viene atterrato da Marini. Per Giacometti di Gubbio non ci sono dubbi e calcio di rigore. Dal dischetto Deramo rimane freddo e batte il debuttante Shiba. I biancazzurri non ci stanno e pareggiano 5 minuti dopo. Sciabolata di Mazzeo, inzuccata di Tomassini che con una palombella batte Capitan Fanti, siglando così il gol dell'1-1. Come ogni derby, il match è ricco di emozioni. Al quarto d'ora, cavalcata solitaria di Deramo che trova davanti a sé un'autostrada e nel cuore dei 16 metri teramani batte per la seconda volta il portiere pinetese. Pineto è frastornato e l'Avezzano allunga. Su un ribaltamento di fronte, Besana subisce fallo e l'assistente De Palma di Monza segnala il secondo rigore per la formazione bianco-verde. Dagli 11 metri, battuta in fotocopia di Deramo, che realizza così la tripletta personale. Emozioni finite nel primo tempo, neanche per sogno. Al 40esimo Tomassini cade in area e il fischietto umbro decreta il terzo rigore di giornata. Lo stesso numero 9 spiazza l'estremo ospite e accorcia le distanze. Nella ripresa parte subito forte il Pineto. Il nuovo entrato di Rocco da posizione privilegiata conclude fuori di un soffio. Al 49esimo sempre i padroni di casa, prima con Giarcelluti e poi con Marini, creano non pochi grattacapi alla difesa avversaria. 5 minuti dopo sempre i teramani mettono alle corde l'11 marsicano, che con molto affanno si salva letteralmente sulla linea. I biancazzurri sono tambureggianti. Al 60esimo affondi Tomassini, bisturi col mancino, ma la sfera fa solamente la barba al palo. Sempre la squadra del presidente Brocco prova con tutte le forze a pareggiare, ma solo il palo nega la gioia del 3-3 a Giarcelluti. 3-3 che arriva al 75esimo, a fondo sulla destra dei biancazzurri, fendente bassa al centro che il portiere biancoverde non riesce a bloccare e Cruz, neo entrato, sigla il gol del pareggio. L'Avezzano è disorientato e rischia di andare sotto, ma Capitan Fanti è miracoloso su Fratangelo. Sempre l'estremo marsicano è ancora strepitoso sul subentrato Cruz, negandogli la doppietta personale. Nell'ultimo dei 7 minuti di recupero, Orlando di testa prova a siglare il gol che significherebbe un successo pesantissimo, ma l'Avezzano tiene botta. Finisce dunque 3-3, un derby acceso e ricco di emozioni, un punto che fa comunque classifica per un Pineto che, dopo l'inizio appannato, al giro di boa chiude nell'ultimo posto del trenino dei playoff, mentre l'Avezzano, rivoluzionato sia a livello societario che per quanto concerne la rosa, inanella il secondo risultato utile consecutivo e si porta a meno 2 dalla salvezza diretta. E al di là del grandissimo secondo tempo, anche la prima frazione è... Nonostante fossimo andati sotto i 2 gol di scarto su un paio di rigori da rivedere, la squadra ha tenuto sempre il campo con personalità e ha provato sempre a giocare e attaccare. Quindi alla fine la vittoria l'avremmo meritata. E purtroppo l'episodio non ci è stato favorevole, però la prestazione della squadra è stata ottima e sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto oggi e in questa parte del campionato. Un inizio forse di campionato un po' appannato, poi un crescendo nel 2019 dopo arrivare questo Pineto. Siamo a metà del percorso, l'inizio è stato difficile ma era inevitabile quando si inserisce giocatori nuovi, quindi bisogna trovare l'equilibrio, la condizione di qualche giocatore che è arrivato con periodi lunghi di inattività, quindi questo comporta dei tempi di assestamento un po' e siamo stati forti e compatti in quella situazione difficile e siamo venuti fuori con personalità, adesso siamo una squadra equilibrata e al di là chi va in campo sicuramente le prestazioni sono tutte prestazioni importanti. È stata una bella partita, combattuta, poteva vincere sia il Pineto, potevamo vincere sia noi. Peccato lì, dovevamo tornare sul primo tempo, sul 3-1, che c'è stata quell'ingenuità del rigore che stava in uscita, siamo andati lì a prendere la palla mentre bisognava accompagnarla. E siamo rientrati sul 3-2, poi il Pineto a forza, a ricampi importanti. Noi siamo partiti con Padovani che ha fatto il riscaldamento, che non ce l'ha fatta, c'è Bisegna fuori, c'è Conti fuori, per cui siamo un po' rimareggiati sotto questo punto di vista. Alla fine abbiamo avuto pochissimi ricampi, però la squadra ha combattuto fino alla fine.
ha saputo sacrificarsi, perché nel secondo tempo, come hai detto tu, loro spingevano molto e ci siamo adattati anche alla situazione della partita, però rimane un grandissimo punto contro una squadra che sta in ottima salute. Questo Avezzano rivoluzionato sia in termini societari che appunto di giocatori, dove potrà arrivare secondo mister Giampaolo nel 2019? Ma noi dobbiamo pensare solo alla salvezza, gli obiettivi all'inizio del campionato erano diversi, abbiamo, diciamo così, in un certo senso toppato questo traguardo che ci avevamo prefissati, poi è stato un po' cambiato tutto l'organigramma sia societario anche della rosa dei calciatori, adesso dobbiamo fare un altro campionato, dobbiamo salvarci, ma se i ragazzi mettono questo impegno, questa determinazione, possiamo raggiungere l'obiettivo.